porsi come problema non solo dare un contenuto corretto, ma insegnare alle persone a riproporlo e ritrasmetterlo quel contenuto, perché il problema è proprio alla base, ancora prima dell'università, nelle scuole, nelle formazioni che partono dalle elementari e proseguono dopo e che ti portano a decidere cosa fare poi nella vita. Il problema è lì. E quindi attenzione, la laurea non è un elemento distintivo, non giudico le persone rispetto ai titoli. Io di solito giudico le persone rispetto alla passione e ritengo tutti gli appassionati dei potenti strumenti, dei veicoli per crearne altri, perché è un contagio, è un meccanismo contagioso. Io non ho mai giudicato la mia vocazione. Quando l'ho conosciuta, calandomi dentro anche sui problemi che sono tanti e sono stato oggetto di tante polemiche più all'interno del mondo della rievocazione che all'esterno, tra i miei archeologi, i miei colleghi archeologi guardano ciò che sto facendo. Io spero che ci siano altre persone di quello che voi chiamate mondo accademico, ma è una professione come altre, un lavoro, dovrebbe essere un lavoro con degli obiettivi precisi e con la vendita di un prodotto che è la cultura, che quindi non si compra. Insomma, attenzione a queste distinzioni. Sì, io vorrei che ci fossero tante altre persone con la voglia di sperimentare, anche perché con la nuova riforma quello che io ho provato a fare nel museo non lo farò più, non potrò farlo, non vorrò farlo. Cioè, io ho gettato personalmente come Daniele un sasso nello stagno. Da una parte il sasso nello stagno del Colosseo che sta facendo riflettere. Il mio sassolino è molto più piccolo e non genera quell'interesse, ma ritengo che quello che si è fatto, quello che ho provato a fare, sia paragonabile agli esempi che voi state facendo all'estero. Il problema è grosso, è davvero grande ed è quello generale del nostro settore. E quando dico nostro, non dico mio. Suo, tuo e di tutte le persone che non sono gli evocatori in questa sala, perché bisogna cominciare a capire che tutti siamo coinvolti in un problema, abbiamo una grande ricchezza ma non lo sappiamo. Io non mi permetto di dare suggerimenti a voi dei comportamenti che dovete fare. Posso pensare che dal punto di vista del mondo accademico, dell'amministrazione, del patrimonio, per le cose che ci siamo già detti, non vi dovete aspettare molte mani tese, ma perché il problema sta, quando prima vi ho visto quella slide, cioè come avete fatto a gestire 300 persone nel museo? Perché i musei non sono fatti per gestire 300 persone. I musei sono fatti per gestire quel numero minimo e elitario di persone che vanno al museo a vedere confermate le proprie conoscenze o integrate le proprie conoscenze. Chi queste conoscenze non ha, è spinto da un desiderio di aumentarle, entra in un museo, tendenzialmente non vuole più generazioni, esce che si sente molto più ignorante di prima e non ha voglia di tornarci, giustamente. È già vivo una condizione di ignoranza e adesso me lo devo pure andare a cercare di più. Perché al museo sono esposti, scusate se io torno sempre su questo concetto, ma non in sé. Sono esposti oggetti che si autogiustificano. Di qui il totale disinteresse della gran parte dei musei ad avere didascalie degne di questo nome, ad avere apparati comunicativi che gli altri mondi, specialmente anglosassoni, da tempo hanno anche manualistiche, dalle cose grafiche più elementari ad altre cose. Noi leggiamo nei nostri musei prevalentemente numeri di inventario di oggetti esposti, etichette che ti dicono la proprietà dell'oggetto. Purtroppo abbiamo un sistema in cui i nomi delle sovrintendenze proprietarie a volte sono 200 parole, perché sono sovrintendenze archeologiche, dei beni archeologici della provincia di, cioè delle cose,
quando legge quello, ma che cosa sto leggendo? Vuole andare al succo, che cosa sto vedendo? E stai vedendo un'anfora PC47. Ah, allora nel nostro mondo questo è un problema gravissimo, che non pensiate però che non viene discusso da qualche decennio, 20-30 anni vogliamo dire, ce ne siamo almeno accorti, e quindi ce ne siamo accorti e siamo lenti, ma chi si accorge di voi? Allora, se noi ci mettiamo qualche cosa, qualche tempo biblico a accorgerci di certe cose, voi vi siete accorti che se non avete una vostra immagine da trasferire all'esterno, un vostro progetto di farvi conoscere, cioè di presentarvi, come io sono perfettamente d'accordo, i naturali alleati, uno dei naturali alleati, uno tra i naturali alleati di chi pensa che il patrimonio sia qualcosa che serve per il presente e per il futuro e non è cristallizzato in una contemplazione di un passato. Perché il passato che noi vediamo esposto è contemporaneo, è un'altra delle cose. Scusate se vi intrattengo su un ragionamento che forse ci aiuta un po' a... Il rapporto con il passato è stato sempre un rapporto contemporaneo per quanto riguarda il patrimonio. Noi vedevamo, e la rovina di una città era il prodotto di secoli e secoli di riuso di quell'architettura che aveva perso la sua funzione, che era stata trasformata in un'altra funzione, che era stata mangiucchiata, quando non serviva niente ne avevano preso i materiali per farci un altro palazzo, poi ci avevano messo un muso che non c'entrava niente con prima, fino a che a un certo punto è stata sempre lì, beh, teniamola perché la cultura antiquaria, poi il 7-8-8-8, la rovina ha assunto anche quel valore alto. Ma come gli oggetti nelle chiese? Nelle chiese non c'era l'opera d'arte, nelle chiese c'era l'immagine di culto che la comunità di fatto tutelava perché la usava come immagine di culto. A un certo punto abbiamo tolto, perché tante chiese sono ancora del XIX secolo, ma queste immagini di culto sono finite nelle collezioni private e sono finite nei musei, hanno perso quella funzione, ne hanno assunta un'altra. E questo si può ripetere. Quando è successa? Quando si è tagliato questo legame ininterrotto? Io vi faccio due esempi che a me mi hanno fatto sempre riflettere. Credo che una svolta sia la metà del Settecento, quando con gli scavi di Pompei, ma di Pompei ce n'è una sola di Pompei Ercolano, per la prima volta le antichità si sono presentate al di sotto del paesaggio contemporaneo nella loro dimensione temporale di come erano. Un cortocircuito ha messo gli uomini del Settecento in relazione con un paesaggio di 2000 anni prima. Da allora sono cominciati gli scavi archeologici tesi a tirar fuori il paesaggio cortocircuitato. È un cambiamento epocale della nostra percezione del paesaggio dei monumenti antichi, che non sono stati più visti come sequenza ininterrotta di trasformazione e di uso, e non a caso che è dato quello. La stessa cosa, ma con esito inverso, è successa a livello urbanistico. Quando Roma, diventata capitale, da quel piccolissimo, 100-200 mila persone che stavano larghe larghe dentro la Roma imperiale, morta da quasi 1500 anni, è diventata la capitale della nazione, e quindi ha avuto in pochissimi decenni un'espansione edilizia tumultuosa.
Per la prima volta gli scavi archeologici a Roma non sono più stati quelli che, per il progetto di Napoleone, voleva dire forma un po' più di quella basilica, un po' più di quella cosa lì, o un po' più di quella cosa lì. Il disabitato che era dentro la città è stato scoperchiato di botto, e una città morta, antica, che stava sotto, che non aveva avuto questa trasformazione architettonica, era rimasta sepolta sotto un altro paesaggio, è venuta fuori tutta d'un botto. E lì la reazione non è stata: o santo cielo, facciamoci un parco archeologico. È stata: o santo cielo, distruggiamo tutto prima che qualcuno ci dica di farci un parco archeologico. Perché la potenza economica di quello che è tutto ha favorito quella scelta. Ma il cortocircuito è avvenuto. Non è detto il cortocircuito. Allora ci può essere il cortocircuito dominato dalla cultura, o bene, e il cortocircuito che mette in atto gli anticorpi, che sono quelli che poi governano il mondo. Perché io non ho mai visto una nazione nella storia umana governata dalla cultura. E forse è anche stato bene, nel senso che la Repubblica dei filosofi di Platone forse sarebbe stata peggio di tutti gli altri regni che sono venuti dopo, non lo so. Ma la cultura è sempre minoritaria, ha sempre a che fare con potenze infinitamente più forti di lei, che sono le potenze che hanno dell'economia l'immagine più, diciamo, più paurosa, invece di essere quell'immagine che potrebbe darci dell'economia il senso di un'alleanza, se teniamo per economia quella disciplina che studia i processi attraverso cui si prova a dare risposte ai bisogni, no? Delle società. Tra i bisogni delle società c'è mangiare, c'è bere, c'è dormire, c'è vestirsi, c'è conoscere. Allora ci accorgiamo che l'economia è anche un'alleata potentissima. Se riconosce il vostro scontro, nel frattempo però un'esperienza tra cui non teniamo anche una verità del futuro, ma l'umanità che ha fatto il suo posto è più grave anche. Assolutamente sì, sono perfettamente. Quindi concludo questa cosa. Fateli sentire, trovate le forme in cui il vostro messaggio, che sarà vostro, nessuno vi dice quale deve essere il vostro messaggio, in cui il vostro messaggio sia tale da poter essere ascoltato e percepito da chi, nella torre d'avorio della cultura accademica o nella trincea della manifestazione del patrimonio, forse si rende conto che questa cultura, perennemente con l'elmetto in testa e il chiodo, che si sente circondata e assediata, ha bisogno di vedere che nella cittadella assediata ci stanno, al di là degli accampamenti degli assediati, ci stanno anche degli interlocutori con cui forse potersi salvare. Io vorrei spendere un paio di parole perché secondo me tutta la questione che abbiamo trattato fino adesso è molto complessa e con diverse sfaccettature. Mi vorrei riallacciare a un concetto che si è utilizzato subito all'inizio, che è quello di banalità. Noi qui siamo in un'arena, quello che abbiamo creato, qua vedo, che è un'arena amica, perché siamo tra divulgatori, gente che lavora in ambito divulgativo, e gli spazi non interni, gli esponenti del mondo accademico che sono presenti sono molto ben disposti nei confronti della rivocazione storica, quindi siamo in un'arena amica assolutamente. Quindi io credo che, di nuovo, abbiamo detto molte cose giuste, molte cose che magari per noi in quanto rivocatori sono banali, che siamo, che potremmo essere migliori alleati delle realtà museali, delle realtà accademiche per la promozione culturale, che siamo sicuramente che dobbiamo guardare, è stato detto prima, ai modelli esteri, e poi su questo vorrei tornare un secondo, perché si
mostrano vincenti su più punti di vista. Einstein ha scritto nel 1936, mi sembra, che i momenti di crisi, lui parlava della Germania e dell'Austria allora, ma adesso mai più attinente sarebbe per l'Italia, che i momenti di crisi economica, il settore della scienza, e credo che la divulgazione storica, oltre che l'archeologia, siano scienza, sono quelli che penano di più, perché sono dei settori che non producono, che vengono recepiti, forse perché sono sempre stati presentati come non produttivi. Ecco, di nuovo però siamo tra rivocatori, gente che lavora nell'ambito rivocativo, sicuramente di nuovo si torna alla banalità se io dico che il settore storico archeologico, andando proprio a braccetto, quello della rivocazione storica potrebbe essere notevolmente produttivo, andando a braccetto anche con il settore turistico, anche in maniera piega ed economica, ma è di questo che hanno paura quando attaccano delle proposte, delle idee, proprio delle proposte come quella relativa al Colosseo. Non credo in maniera specifica. Io prima ho sentito parlare di autoreferenzialità del mondo accademico. Io adesso, parlando solo ai rivocatori qui presenti, io credo che fa sorridere, perché noi siamo qui. Massimo esempio di autoreferenzialità in Italia più che all'estero, e questo porta delle conseguenze e effetto domino che certo non aiutano a predisporre un interlocutore che sfortunatamente non è solo uno di quelli che abbiamo presenti qui, ma un interlocutore che parte con il piede sbagliato, che parte guardandoci appunto magari, di nuovo ricado nella banalità visto che siamo tra di noi, i pagliacci, quelli vestiti buffi, no? Ecco, cosa che noi non siamo, perlomeno non vorremmo essere, o perlomeno non siamo convinti di essere. Per un interlocutore di questo tipo, la nostra, come rivocatori, autoreferenzialità è un tallone d'Achille, un fianco scoperto, ed è qualcosa che poi inscena tutta una serie di eventi che vanno ad inficiare le nostre possibilità. Dobbiamo farci sentire giustissimo, dobbiamo far sapere che esistiamo, dobbiamo far sapere cosa siamo. Noi sappiamo cosa siamo, abbiamo un'idea univoca su cosa siamo, c'è cioè qualcosa che ci definisce. In Francia, per fare un esempio vicino, che quello della Francia, a me viene in mente Franck Mathieu, che è una persona che è il massimo esponente della rivocazione storica in ambito dell'età del ferro, in ambito celtico in Francia, prima di essere un rivocatore, è un ricercatore universitario. E gli esempi potrebbero andare avanti per la Francia, per l'Inghilterra, per la Germania, anche per la Spagna. Questa è una cosa che personalmente per me è un dolore profondo, perché se siamo stati abituati in una certa maniera a considerare gli anglosassoni, anche un po' i francesi, andiamo per scontato che ne sappiano un po' più di noi, che i nostri vicini spagnoli siano più avanti su certe cose, è curioso perlomeno. Il dottor Nizzo mi ha detto che non dobbiamo immaginare immaginare l'accademico come questa figura semidivina, per carità, questo è giustissimo, anche perché altrimenti avremo problemi ad avvicinarla, avremo problemi a parlarci, avremo problemi a interfacciarci, magari anche a dire la nostra sulle nostre esperienze, che magari sono diverse dalle sue, che magari in certi settori possono anche portare degli spunti che a lui non arrivano. Però secondo me, proprio perché facciamo rivocazione storica e non facciamo altro, l'elemento di competenza che dovrebbe definirci va ricercato in quel settore, perché altrimenti chiunque può essere un rivocatore storico, e per ora in Italia è così. E perché? Perché io pretendo che venga, scusatemi la stupidità, di nuovo la banalità, perché io pretendo che venga a ripararmi il tubo dell'acqua, un idraulico che abbia studiato l'idraulico, che sappia fare l'idraulico, e non ho il corrispettivo per il nostro contesto, perché in Italia non esiste, e questa è una situazione molto molto complessa.
E secondo me, non guardandole come figure, appunto, semi divine o che, ma guardandole come dei partner di dialogo, noi possiamo cercare la nostra ancora prima che pensare a come lavorare, su cosa lavorare, e là mi riallaccio appunto al terrore che possono avere certi accademici, cosa succederà dentro il Colosseo, il centurione con l'orologio di plastica, oh mio Dio, no, cercare di spiegare che ciò non è, ma per arrivare a questo, autodefinirci, o meglio, aiutarci a definirci, chiedere a qualcuno che ci aiuti a definirci, perché altrimenti, insisto, si resta nell'autodifferenzialità, non c'è da nessuna parte. E quindi io mi chiedo questo, poi secondo me stiamo andando su una buona strada, si vedranno i risultati in futuro, negli anni, ma quanto il mondo accademico è effettivamente interessato a scommettere sulla rievocazione storica? Perché sì, però con la rievocazione storica può avere qualcosa che lo aiuti, che lo aiuti nella divulgazione, che lo aiuti a avvicinarsi al pubblico, che lo aiuti a incentivare l'interesse, a riaccendere l'interesse o ad accenderlo proprio, sicuramente. Però secondo me per farlo deve darci gli strumenti per definirci, perché altrimenti, se no la domanda è che cosa il mondo accademico cerca nel rievocatore storico, insomma, tante cose che potrebbe cercare, più o meno deboli, c'è anche questo da vedere. Quindi chiedere quanto il mondo accademico vuole scommettere, perché secondo me è qualcosa di importante, qualcosa di duro, qualcosa di che potrebbe aiutarci ad avvicinarci alle realtà estere, dove, di nuovo, torniamo alla banalità, il mondo accademico, l'educazione storica è il principale motore, toccato con mano, nei paesi anglosassoni, ancora prima che in Francia o altro, è il principale motore dell'interesse per ancora prima dei musei, per i monumenti, per il patrimonio storico e teologico, che c'è il principale motore. Per avvicinarci a quello, però, secondo me c'è bisogno di nuovo, non una figura divina che ci insegni, ma di qualcosa che ci aiuti per delle competenze che sono innegabili, se non fare un'educazione storica, fanno qualcos'altro, delle competenze che sono innegabili, che ci aiuti a definirci. Approfitto di diverse cose che hai detto per dirne una. Io ormai mi conosco tutti quasi, o di nome o comunque di vista, con molti di voi ho collaborato. Non so quanto siate rappresentativi di un mondo che, si diceva prima, conta 5.000 persone. Tu hai ragione, siamo fra amici. Per questo ho chiesto agli organizzatori una telecamera che spero sia accesa e che riprendesse integralmente questo incontro. Per questo ho voluto, qui ci sono diverse persone con cui ho collaborato, che hanno lavorato con me al museo, che tutto quello che stavo per fare nel mondo della rievocazione fosse ripreso e fosse divulgato, a mio rischio e pericolo, perché chiaramente appartengo a quel mondo che voi chiamate accademia o accademico, per tutto quello che è il mio percorso passato, ma ci tengo moltissimo che ciò che ho fatto, perché l'ho fatto perché ci credo, non ho avuto una lira in più, anzi, esista, sia visto e faccia riflettere. Per questo parlo a quella telecamera e non parlo a voi, ponendo dei problemi che io mi sono posto tutte le volte che ho lavorato nella rievocazione. La qualità è legata alla natura dell'offerta e della domanda, a delle leggi di mercato. Io pretenderò da voi qualità ai minimi dettagli quando avrò dei soldi per potermi consentire, dei soldi da darvi, per poter consentire alle persone che collaborano con me di raggiungere quella qualità. Finché rimarremo nel limbo della passione, dell'hobby o di quello che è, io questo da voi non lo pretenderò mai. Vi chiederò certamente di venirmi incontro in quello che è un contenuto. Molti di voi l'hanno fatto, ognuno così come ha potuto. Di fondo resta lo scopo per cui abbiamo fatto ciò che insieme con ciascuno di voi ho fatto. E chiedo alla politica, se vorrà guardare quel video che ci riprende, di porsi questo problema, di dare a chi sta nell'università
o a chi è nelle sovrintendenze gli strumenti per creare quell'offerta, gli strumenti per generare la domanda da cui poi dipende quell'offerta. La qualità, tempo fa io ragionavo su come raggiungerla e pensavo ad una cosa assolutamente banale, quasi quanto l'arena del Colosseo, un premio con una giuria del mondo accademico che abbia voglia di giudicare poi rievocatori divisi per categorie cronologiche, con una valutazione delle qualità artistiche, delle qualità del messaggio storico, delle qualità nel vestiario, diverse categorie. Pensavo di trovare dei luoghi dove poterlo fare, ma avete idea delle difficoltà che chi vuole fare qualcosa o all'interno del museo o anche fuori deve affrontare? Pochi privati ancora investono in questo settore, siamo nell'ambito di una realtà privata. Io mi sono posto problemi molto concreti, ho visto l'esempio di Venigallia che ha degli aspetti che possono essere discutibili, che parte da una imprenditoria che si è posta un obiettivo che è anche economico. Io ritengo che sia giusto porsi obiettivi economici, che sia giusto portare la rievocazione storica ovunque, perché la storia è ovunque, è nei luoghi e nei monumenti, ma è anche nelle persone. Ovunque c'è storia, se la cerchiamo c'è anche in questa fiera, c'è anche sotto i nostri piedi. Chiaro, il messaggio deve essere coerente con i luoghi, deve essere costruito, deve essere veicolato in un certo modo, ma attorno a guardare con la telecamera date gli strumenti a chi vuole farlo, perché a Echi del Tempo abbiamo raccolto dei soldini per dare un rimborso spese che poi gli stessi rievocatori hanno rifiutato per generare una nuova occasione, sono lì in una cassa comune che non so poi se verrà utilizzata. A Pilastri con il Bund hanno creato quello che vi ho raccontato prima, sono esempi concreti che naturalmente posso raccontare quelli che ruotano intorno a me, ce ne sono molti altri. Daniele oggi ha affrontato una sfida rispetto a un mondo che lo incuriosiva ma che come me 2 anni fa non conosceva. Abbiamo bisogno di strumenti, speriamo che il tweet del ministro, che chissà se vedrà questa lunga discussione, lo porti a porsi un problema che magari è alla base anche dell'assenza di bookshop all'interno di luoghi della cultura, perché le gare vanno perse, perché nessuno vuole creare economia all'interno di un museo che, come hai detto tu prima benissimo, non viene considerato produttivo, come ha detto lui, il più delle volte è vuoto. Oggi il Museo di Ferrara aveva diverse persone, c'era movimento perché c'era domenica, ieri avevamo due visitatori giunti intorno alle 17. È normale, questo è un museo che, non so se voi che non siete di Ferrara siete andati a vedere, perché magari molti di voi non lo hanno visto, questo magari è un problema che io mi vorrei. Ecco, sono tutti problemi, mi sono posto in primis il problema cercando la soluzione, la politica dovrebbe darci qualche risposta e mi auguro che quel tweet che ha colto una suggestione importante ci porti da qualche parte. Per questo noi oggi siamo qui, al di là del guardarci negli occhi, perché poi se ci limitiamo a guardarci negli occhi siamo tutti d'accordo. Bisogna fare, a me dispiace, molti di voi hanno collaborato gratuitamente a cose che ho fatto, a me spiace questo, perché però penso che sia il punto necessario all'inizio della creazione di un'offerta da cui poi dovrà derivare una domanda. Per cui io ho usato anche quello che è volontariato. Metto qui vicino a Valentino perché è coinvolto nel discorso che vorrei fare. Vorrei fare due considerazioni, una un po' teorica potrei definire, una invece di quella che fosse più pratica. Quella teorica è che l'idea del fare il pavimento del Colosseo a me è piaciuta un sacco, io contare il vocatore lo vedrei più vivibile, più vivibile come un Colosseo pavimentato. Però già così com'è il vocatore mi sembra una figata, già così com'è. Se lo
montassimo la comunità, che noi rimontassimo a Disney in Parigi, probabilmente ci sarebbe una fila per entrare al Colosseo da qui a Pechino, e in Italia questo non c'è. E quindi mi viene a pensare che come una bella macchina da corsa è in mano a mia nonna che non sa guidare, e dargli un'altra macchina da corsa più potente, che vince le gare, e rimane sempre mia nonna. Allora mia nonna, secondo me, è da mettere in pensione, o al massimo, se fosse più giovane, mia nonna, dare un valdire anche una carriola. Quindi era anche questione di chi gestisse questi beni. A me il pavimento piace, ma se c'è sempre mia nonna a guidare questa macchina, è un bel esercizio di stile, abbiamo detto la forma, va bene, come contribuente non sono rotto, spendo dei soldi per cose che non funzionano economicamente. Capisco il discorso del dare la forma e fare il pavimento, risolve la sua esigenza, ha dato la sua forma, però basta, neanche fare funzionare dal punto di vista economico. Adesso non vorrei rendermi antipatico agli archeologi e a archeologi che vorrei coinvolgere nel mio secondo discorso, ma credo che il lavoro dell'archeologo non sia quello di far funzionare le cose, perché questi tantissimi anni che fanno questo lavoro hanno dimostrato che non sanno più fare. In una qualsiasi azienda, in una qualsiasi squadra di calcio, avrebbero licenziato l'allenatore, chiesto la dimissione del presidente, e noi cittadini abbiamo sopportato abbastanza questa situazione. E ora che il pavimento del Colosseo, ma è ora che tutta l'archeologia sia restituita ai cittadini. Questo io l'ho letto nelle sue parole, è vero, ci avete fregato il pavimento del Colosseo per 20 anni, basta. Siete troppo lenti, non potete fare queste cose qui. Il cittadino è indispensabile per fare questo lavoro e affiancare chi farà questo lavoro. Adesso io non so se c'è una professione per fare queste cose, ma è ora di cominciare a pensare a un'altra professionalità per gestire questa situazione, il patrimonio. E questo è il discorso teorico. Il discorso pratico invece è, vorrei che qui non ci facessimo solo le coccole tra di noi, ma che facessimo dei fatti. Valentino è uno che ha avuto il coraggio di provare a fare dei fatti, ha avuto a disposizione dei rivoluzionatori disponibili, preparati, e ha cominciato a conoscere e ha provato a usarli. Anche lui ha imparato, all'inizio non funziona mica così come alla fine, eh? Ti ricordi i primi esperimenti che hai fatto? Ma hai imparato un sacco di cose per lavorare insieme a noi in questi 2 anni. E quindi vorrei provare a vedere se anche lei, professore, può passare dalle chiacchiere ai fatti. Io sono sicuro che se lei vuole provare a fare dei fatti, troviamo qualcuno che è interessato ad affiancarla, a fare qualcosa insieme a lei, per provare a fare qualche esperimento, documentarlo e diffonderlo. Valentino lo sto facendo a manetta, va bene anche se lo fa meno a manetta di Valentino, questo lavoro di condivisione. Facciamo le cose e condividiamole, e questo crea l'accreditamento. Non c'è bisogno di fare un corso di laurea per gli evocatori, bisogna fare i fatti, dimostrare che gli evocatori accademici insieme possono fare delle cose che funzionano e farle vedere in giro, farle poi far vedere lo secondo. Io questo con questo avrei concluso. Senza la quale la gestione sarebbe
che zoppa, ma che non coincide con la gestione. Io quindi sono assolutamente d'accordo per una fortissima intenzione di managerialità all'interno della gestione della riforma culturale. Manager, parola che suscita lo stesso segno della croce, che suscita l'organizzazione, patrimonio, arena del Colosseo, cioè tutto quello che mette in discussione la proprietà non argomentata da parte di una componente di un patrimonio che è di tutti. Ma con questo io non voglio dare il crocifisso ai miei colleghi. Permettetemi di dire che nel mondo degli archeologi, accademici e dell'amministrazione c'è una forma di volontarismo e di sacrificio che forse non viene colto, in condizioni difficilissime, qualche volta riescono a peggiorare da soli queste condizioni, ma c'è anche persone profondamente generose che danno il loro tempo in condizioni difficilissime perché questo patrimonio venga mantenuto e venga anche sentito un pochino di tutti, magari non saranno tanti, ma io penso siano molti di più di quelli che riescono ad avere voce. Bisogna aiutarli ad avere anche loro voce. Cioè, se il manager, come è sempre successo, e lì è stato il dramma della situazione, viene preso un manager con esperienza nel campo della McDonald's, tanto di cappello, è un'impresa che è riuscita a fare dei fatturati spaventosi, quindi non è mica un'impresa, e viene incistato dentro un ministero fatto di persone che non hanno e non vogliono avere alcuna idea della funzione sociale del patrimonio, e quel matrimonio, da quel matrimonio possono venire dei mostri. E infatti qualche mostriciato è uscito, non più di questi. Allora, la managerialità che ha le sue professionalità e che usa parolacce che non si possono pronunciare, se no Montanari ti fa l'articolo il giorno dopo, e quindi lo pronuncio due volte, marketing, vi rendete conto che parolacce stiamo dicendo? Si vive in quel mondo lì, si vive col terrore che qualche vestale, dice vestale, sia subito pronta a mandarti a qualche luogo. Vedete che torna sempre anche involontariamente il problema della dimensione religiosa, laddove la religione non c'entrerebbe niente. La managerialità quindi è necessaria insieme con la costruzione di un tavolo comune dove le competenze scientifiche e le competenze manageriali insieme si guardano e dicono: oi boh, ma ci bastiamo noi due? No, se non c'è una componente comunicativa il manager non è mica un comunicatore, e così via. Fermo restando che c'è un problema al quale io credo, perché di questo si discute da parecchio. Non esiste l'archeologo e basta, il comunicatore e basta, il manager e basta. Nella formazione dell'archeologo, beh, come qualcosa di più di un'infarinatura di come poi si gestiscono le cose o di come poi si comunicano, è fondamentale. Se l'archeologo, quando fa il suo scavo per acquisire conoscenze, il giorno stesso in cui incide il terreno, magari il giorno prima, ha in testa un progetto comunicativo e sa che dovrà raccontare quello che scava, scaverà in modo completamente diverso e sicuramente migliore. Io mi riallaccio a quello che ha detto lei, e c'è proprio questa, che ha detto anche prima, questa questione, questa visione sacra che c'è della storia, del reperto archeologico, dell'oggetto archeologico, ma anche insomma della storia in senso lato, ma anche, per così dire, del reperto culturale. E sono davvero convinto che se l'archeologo in quel momento, nel momento in cui estrae il suo reperto materiale, o lo storico nel momento in cui estrae il suo reperto culturale, avesse in mente la questione comunicativa, lavorerebbe in modo molto diverso.
parlo adesso dell'archeologo, perché poi la mia idea sarebbe quella di riallacciarmi a quello che è il discorso rievocativo, vero e proprio in realtà, perché vorrei trovare un senso comune a entrambi questi lavori. Nel fondo di entrambi c'è una questione di senso, cioè la domanda del perché dobbiamo estrarre un bene passato, ok? Perché dobbiamo tirare fuori un tempio antico, un vaso rotto? Perché dobbiamo preoccuparci, pure a livello culturale, di comprendere com'era un rito religioso degli antichi greci? Allora, se noi restiamo in questa dimensione sacra, noi estraiamo il reperto e lo mettiamo in una sorta di versione moderna di una nicchia di un tempio e lo adoriamo in una forma di idolatria. Lo priviamo del suo senso. Quell'oggetto aveva una funzione, una comunicazione, una relazione con la società nel passato. Noi lo priviamo del suo senso in questo modo. Passiamo a quello che è la rievocazione. Dicevi prima, diamo un senso, no? Un significato a rievocare, è vero, sono d'accordo. Allora, rievocazione, restiamo sul significato della parola. Rievocazione vuol dire richiamiamo fuori dal mondo, fuori dal passato, è una sorta come di archeologia spirituale, archeologia culturale, riportiamolo fuori, riproponiamolo. Perché? Riproponiamolo perché quell'oggetto culturale o la ricostruzione materiale in qualche modo torni a comunicare con le persone del presente per aprire delle porte. La cultura, si dice, è sempre elitaria, è vero perché quella che è la struttura di massa, quella che è il pensiero che domina la nostra realtà quotidiana, funziona su certi schemi. La cultura ci mostra delle vie d'uscita, ci dice le cose possono anche essere diverse, in passato lo sono state, lo possono essere ancora, ci sono possibilità, è per questo che è liberatoria, è per questo che ha una funzione di libertà, perché ci svincola, ci libera dalle catene. Per questo è, come dire, quella chiave per aprire le catene che ci liberano da una caverna platonica. Noi siamo bloccati dentro certi schemi. Bene, guardando al nostro passato, rievocando, costruendolo, noi abbiamo la possibilità di fornire un'opportunità alle persone di vedere la realtà in modo diverso e quindi di liberarsi poco, o quantomeno di averne l'opportunità. Una cosa rapidamente, intanto buonasera a tutti. Io vivo la duplice, forse triplice realtà di archeologo rievocatore, quindi mi metto un po'. E anche quello della guida turistica. Lo dico perché ho un continuo contatto con quello che è il pubblico, cioè quello che è il fruitore del bene archeologico, con tutte le domande bislac che in un anno si possono contare sulla lettura di un bene archeologico che per come si offre al pubblico adesso. Quante volte, per esempio, ho dovuto specificare che, per esempio, l'intervento dello Stern, cioè quello contrafforte che cerca di bloccare e cristallizza proprio un crollo del Colosseo, la sua parte più esterna, è un intervento del XIX secolo. L'altro ieri mi sembra che un turista russo, è andato a incidere la sua cappa sui mattoni del Colosseo. Ma in realtà, esattamente, volevo proprio arrivare a questo, in realtà con l'illusione di incidere quella cappa su un materiale originario, cioè quello come l'avesse toccato lo stesso Vespasiano quando andava a controllare magari lo stato di lavorazione e di costruzione del Colosseo, in realtà è andato a toccare un falso, cioè un'opera di restauro che però il visitatore non percepisce più,
perché innanzitutto il restauro è antico, cioè vecchio, quindi si è invecchiato con la struttura e ha subito gli stessi danni meteorologici e in questo caso anche di smog del resto della struttura. Però mi volevo riallacciare a quello che diceva l'antropologa prima, che adesso non vedo, però comunque questo feticismo della conservazione. Questo feticismo in realtà entra in contraddizione, perché quando noi per esempio vediamo i muri di qualsiasi sito archeologico, non sono le creste dei muri, cioè la parte sommitale di quello che resta di una muratura, non lo vediamo come lo vede un archeologo che lo tira fuori dalla terra, perché ci sono i bauletti di protezione, cioè quelle strutture, quella continuazione ideale del muro fatta a bauletto, cioè tonda, che lo protegge o cerca di proteggerlo dagli agenti atmosferici, perché prima era la terra che lo proteggeva e poi si trova scoperto. Quindi in realtà anche questo conservatorismo estremo entra in contraddizione, ed entra in contraddizione anche con quello che è la visione cristallizzata che si ha del passato dopo 2000 anni. Ora, io ho un esempio, quello di Ostia, il teatro di Ostia Antica è stato restaurato ed è fruibile come adesso, magari anche nel passato in maniera estrema, un concerto di Baglioni nel teatro di Ostia Antica stride. Però stride perché, almeno dal punto di vista accademico, non c'entra molto, forse perché le vibrazioni di casse ad alta potenza nel mio piccolo mettono il terrore che possano danneggiare un po' troppo quello che si vede adesso. Ma comunque è fruibile. Ma quella non è... ha sparato parecchio Baglioni in quelle circostanze. Però come hanno sparato parecchio per esempio i Pink Floyd quando sono tornati al Circo Massimo, perché il Circo Massimo effettivamente è un prato, ma vicino al Palatino. Quindi la fruibilità di un bene archeologico, però mi metto anche dall'altra parte, cioè delle sovrintendenze. Recentemente abbiamo organizzato un evento a Ostia Antica, nella parte però medievale, anzi rinascimentale. Ci hanno anche concesso, la sovrintendenza di Roma, la sovrintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, l'uso del fossato, poi però chiedendoci un'assicurazione con fideiussione di 2 milioni di euro. Fai prima a dirmi che non lo dai, preferisco. Non mi faccio illusioni, però il sì, assolutamente, me lo compravo il Costa del Castello, però dove voglio arrivare? Che perché un sovrintendente deve prendersi la patata bollente di andarsi a impelagare in un discorso che esula da quella che è la quotidianità di quel monumento, in questo caso è il castello di Giulio II, che normalmente è chiuso salvo 2 ore alla settimana e la cui visita è gratuita. E qui arrivo al discorso finale, cioè il bene archeologico o comunque il bene culturale deve essere a pagamento. Quando si dice che, come si diceva prima, il ministro Franceschini non è uno dei ministri principali di questo governo, non è il ministro del lavoro, non è il ministro dell'economia, non è il ministro della difesa, perché il ministero dei beni culturali non è equiparato come importanza economica a quello di questi principali ministeri? Perché la cultura viene dopo. Dovrebbe essere il principale ministro che lavora in Italia. E quindi quando i 40 milioni che circa raccoglie il Colosseo, di questi 40 milioni il Colosseo per la sua conservazione non ne vede uno o ne vede molto molto pochi, ci deve pensare della Valle a uscirsene con questo restauro bellissimo
del Colosseo perché venga tacciato di pubblicità, di ricerca di gloria, e sia la ricerca di gloria, però intanto ha spostato 20 milioni di euro, per cui questi sovrintendenti, che entri una persona nel loro museo o ne entrino 10.000 nell'arco di un anno, allora cosa cambia? Non sono incentivati se non per mere questioni filantropiche a che il museo non solo, diciamo, si modernizzi, entrando un po' in conflitto con la parola museo, ma che comunque possa svolgere al massimo livello la sua opera di divulgazione. Per cui andrebbe anche bisognerebbe ragionare anche su come vengono amministrati questi soldi e alla capacità dei singoli sovrintendenti, dei singoli direttori di musei di poter gestire direttamente almeno parte di quello che entra nelle casse di quel museo, di quell'area archeologica e via dicendo. Finché non succede questo, finché non si incentiva questo discorso, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, ma poi potremmo solo fidarci delle iniziative di un Valentino Nizzo, che raccoglie tutta la nostra stima per quello che è il suo prodigarsi, ma non prende, come ha detto lui, una lira di più, e forse dove uno non prende una lira di più, sicuramente ci rimette. Lui non ha detto, ma io penso che sia così. Per cui complimenti a Valentino Nizzo, ma gli statali, non solo gli accademici, ma gli statali devono essere messi nella condizione di poter spendere questi soldi e di essere incentivati a farlo con la preparazione giusta, cioè una preparazione anche manageriale, dire quasi imprenditoriale, senza dover per forza scandalizzare nessuno. Allora, vista l'ora tarda, io chiederei un commento conclusivo a Valentino Nizzo, al professor Malacorda, ringraziandolo intanto per il pomeriggio così interessante e ricco di spunti, e che insomma speriamo di poi poter continuare in altre iniziative nel corso dell'anno. Quindi, professore. Molto, una risposta rapidissima a questo intervento, che è molto interessante. È chiaro, le onde d'urto del concetto di Pink Floyd sono in contraddizione, possono essere in contraddizione con la tutela fisica del movimento. Non è la qualità artistica della musica o della performance che deve guidare le scelte, ma la tutela. La risposta burocratica, ipocrita ma forse anche necessaria, dell'uso, della fideiussione per l'uso del fossato, probabilmente risponde alle esigenze legate alla sicurezza, alle leggi che regolano la sicurezza, e quindi forse esulano dal problema della tutela e uso, se non vengono risolti quei problemi. Managerialità, assolutamente sì. Centralità del Ministero dei Beni Culturali, di quale dovrebbe essere l'istituzione, tanti anni si è parlato di agenzie, eccetera. Certamente sì, io personalmente ho l'impressione che, essendo il ministro Franceschini, sicuramente all'interno di un attuale governo la personalità politica di maggiore esperienza rispetto a tanti altri ministri molto giovani e alle prime esperienze, e fosse un segnale molto forte che questo governo voleva dare probabilmente al Ministero dei Beni Culturali uno statuto diverso da quello che ha. Vedremo, se avrà vita lunga, se questo accadrà. Finanziamenti, io sono dell'opinione che la quota di finanziamento che si dà al Ministero dei Beni Culturali riflette l'opinione che la politica ha del nostro patrimonio culturale, e quindi non mi stancherò di dire maggiori risorse e maggiore unità di personale a questo Ministero, virgola, accompagnata da una radicale revisione dell'innovazione culturale, alcuni concetti fondamentali che riguardano la concezione proprietaria del patrimonio, che riguardano un atteggiamento sinergico e una chiamata a raccolta di tutte le forze del paese su un progetto che non può essere unicamente messo sulle spalle del Ministero, che peraltro ha dei comportamenti che non lo rendono molto diverso da quello contemporaneo del Ministero delle Poste, e tante altre cose. Quindi
accennavo prima, una persona che con sacrificio e con volontarismo getta il cuore oltre l'ostacolo e fa quello che pensi di dover fare meglio, e gli diciamo grazie, o è qualcuno che viene coinvolto nella sua professionalità. E io penso che se non si instaura un sistema di valutazione interno del Ministero, che per esempio valuta la quantità e la qualità degli enti e degli istituti di ricerca chiamati a svolgere ricerche nel territorio di competenza, che valuta la quantità e qualità di convenzioni stipulate con associazioni dell'associazionismo culturale e della società civile per attività di divulgazione, cioè che valuta quella managerialità a tutto campo che dovrebbe far parte delle competenze del Ministero. Vanno responsabilizzati, altrimenti secondo la notizia, la procedura dell'amministrazione pubblica può fare un altro. Io finisco solamente ringraziandovi molto per la pazienza che ci avete ascoltato e dei tanti interventi che avete fatto. Per me è stata un'esperienza davvero interessante. Ringrazio gli organizzatori di questa occasione che mi è stata data. E arrivederci a tutti. Brevissimo, sì, non ci sono incentivi, non c'è controllo della qualità, lo posso dire perché avendolo sperimentato a nessuno è interessato quello che ho fatto con i rievocatori, a nessuno è interessato che ci siano state 500, 1000 persone, sì, non c'è soddisfazione nel fare queste cose se non la stessa passione che ti induce a scegliere di stare in questo mondo. I fondi di incentivo esistono, ma vengono diffusi a tappeto indipendentemente da ciò che uno fa o non fa. Ma per chi prende 1.350 euro al mese dopo aver studiato 20 anni, aver superato un concorso per 30 posti a cui hanno partecipato 5.000 persone, non è questo quello che conta. Le soddisfazioni sono altre, le soddisfazioni sono portare oltre la barriera del tempo quello per cui si è studiato, cercare di veicolare un messaggio, cercare di costruire qualcosa che sia radicato nel sociale. L'esempio richiamato più volte di Pilastri, cioè il fatto di aver fatto uno scavo condiviso, ci ha fatto trovare fondi. Uno scavo, ribadisco, nato dopo il terremoto, nato in una zona a pochi chilometri dall'epicentro del sisma, nato dall'esigenza di ricostruire una scuola. È bastato farlo venire alle persone. Qui ho visto scorrere molti volti delle persone che sono venute a visitare lo scavo e non erano i rievocatori. Qui in sala ci sono persone che collaborano direttamente con me sul progetto, hanno visto 500 bambini vedere quello scavo e hanno visto un comune investire diverse decine di migliaia di euro, posso quantificarle circa in 70.000 tra comune e provincia per un progetto di 4 anni a tutti gli effetti scientifico, ma che è condiviso con la comunità. La propulsione viene dall'esterno e parte dal basso e parte dalle persone. Quando tu alle persone spieghi per quale motivo al mondo io devo fare quel lavoro oggi, per quale motivo al mondo quel coccio di 3.500 anni fa lo devo far parlare, come recita la poesia dei bambini di Pilastri, che aggiunge: parla a chi lo sa ascoltare e ti racconta le storie di un tempo lontano, lontano, di quando noi non c'eravamo, dicono la poesia dei bambini di Pilastri. E in quel racconto che c'è la chiave di tutto, il racconto che fate voi, che facciamo noi con la rievocazione, dico noi perché ormai sono entrato dentro la cosa, con te ci siamo ritrovati sul cantiere anni fa, nel periodo di formazione di archeologia, di voi li conosco tangenzialmente per tanti motivi diversi, perché poi è un mondo piccolo, cioè al cubo noi se verifichiamo le nostre conoscenze reciproche alla fine ci conosciamo tutti. Chiediamo semplicemente riguardo quella telecamera attenzione politica, interesse, perché ciò che facciamo tutti quanti noi è volto non così a un passatempo antiquario delle edizioni tipicamente settecentesca o ancora peggio seicentesca. Non siamo i Kircher di oggi, siamo coloro i quali cercano di veicolare un patrimonio che si chiama così perché ce l'hanno dato i nostri padri e dobbiamo semplicemente
darlo ai nostri figli. Poi arriverà qualcuno che lo bombarderà, perché la cultura non è immobile, la cultura è oggetto della storia essa stessa, come Buddha di Bamiyan può essere bombardata da un momento all'altro, generando chissà dolore in qualcuno, assolutamente indifferenza in altri. Beh, noi abbiamo una responsabilità, personalmente la sento nel momento stesso in cui una serie di domande a quiz mi ha selezionato per vincere un concorso, le cui fasi successive sì sono state nobili, ma la selezione è stata fatta su domande con risposta multipla. Beh, insomma, io mi auguro che chi studia 10, 15, 20 anni, ma insomma quello che serve, possa entrare in questo mondo, possa contribuire, perché io suppongo, sono fermamente convinto che, e se non è così c'è un errore nel sistema, nel meccanismo di studio e quello universitario, chi sceglie di fare queste cose le sceglie di farlo per una motivazione molto forte, che è la vostra stessa motivazione che fa stare lui al freddo qui, quasi indifferente al clima, semplicemente per la lui è un filosofo, vero Roberto, come l'hai raccontato. Insomma, abbiamo un problema, oggi ne abbiamo parlato, qualcuno lo vedrà, se lo vorrà anche lui, poniamolo ad altri, facciamolo conoscere, a volte passa anche da un mi piace su una pagina Facebook o da una condivisione, voi a volte avete paura di esprimervi, di inserire un commento perché temete il giudizio degli altri. Voi siete tutti amici, ma in realtà siete anche voi nemici fra di voi, vi giudicate gli uni con gli altri perdendo l'obiettivo di fondo, che è una battaglia molto più grande, una battaglia quasi per la sopravvivenza. Quindi benissimo, bellissimi quegli stivali, bellissimo quel pennacchio, perfetto quell'indumento, ma andiamo oltre, cerchiamo di darci una mano fra di noi. Parlo anche di tanti miei colleghi che spero si uniscano alla causa e dimostriamo la nostra responsabilità di italiani rispetto al mondo nel veicolare la nostra storia, ma una prospettiva di consapevolezza globale del perché serve proiettarla su un Voyager oltre la nostra galassia, semplicemente per far sentire la nostra voce, raccontare ad altri ciò che siamo, dovunque si sia, siano quel marziano o chiunque altro. Grazie. L'orario importantemente superato ha dimostrato che questo è stato un incontro di grande interesse e quindi io a nome degli organizzatori ringrazio il professor Marcorda, il dottor Valentino Lizzo e la dottoressa Simona Sanchirico per averci regalato un momento di condivisione molto molto importante. Siamo tutti consapevoli di essere più ricchi rispetto a prima, ma soprattutto di aver creato le condizioni perché questo confronto possa continuare. Quindi salutiamoci con un applauso reciproco, fate tutti quanti.